Salve popolo di YouTube, forse dovrei dire popolo di Logicamente Jim. Esiste un popolo di Logicamente Jim, secondo te? Vabbè, io sono NeoGeo82 e questo è il mio amico e mascotte, ecco The Dolphin. Pensate com'è triste avere come amico un delfino peluche con questo nome. Comunque, io sono un YouTuber, insomma io faccio YouTube, video su YouTube, ho un canale YouTube e voglio, sono qui per partecipare al contest dei 1000.000, non so quanti siano, comunque 1000.000 iscritti per il canale di Logicamente Jim. Penso di essere molto qualificato per fare questo video, questo contest, perché appunto ho un canale YouTube, nel quale parlo, faccio recensioni di vecchi videogames, quindi retro gaming e anche di giochi indie. E poi ho visto, conosco Logicamente Jim, ho visto un paio di suoi video, ne ho visti tipo 2 o 3, quindi penso proprio di avere le qualità e i requisiti necessari per partecipare a questo contest. Quindi insomma mi si chiede di fare una video recensione, io le faccio, cioè le video recensioni, solo che io di solito le mie video recensioni che faccio le lavoro un po', insomma ci faccio un po' di, scrivo il testo, ci faccio un po' di montaggio. Oggi invece, siccome mi si chiede di essere naturale, lo faccio così, un po' a braccio, un po' come mi viene. E siccome io sono un tipo nostalgico, quindi farò una recensione di un vecchio videogame che quale può, a me evoca tantissima nostalgia. Se non ci piace la se non vi piace la nostalgia, andatevene pure, perché tanto qui oggi sarà pieno di nostalgia. Quindi pieno di nostalgia, sì, ok. Di cosa vogliamo parlare? Sì, io parlo di un vecchio videogame che a me piaceva tantissimo. Volete sapere che io sono un videogame di vecchia data e fin da piccolo ero un grandissimo, sono sempre stato un grandissimo fan della Sega. Che è una delle cose più brutte che un videogiocatore può dire, cioè la Sega nel senso la casa quella che ha fatto Sonic, non insomma quella lì, capito? La Sega, ecco così, malintesi, la Sega, ecco, ero un grandissimo fan della Sega e infatti ero così tanto fan che oltretutto mio padre un giorno per il mio compleanno, quando ero molto piccolo, non mi ricordo quanto, ma ero molto piccolo, mi regalò una copia di Outrun. E questo è il gioco di cui parliamo oggi, Outrun, che gioco è? Adesso ve lo spiego presto, è un gioco di corse della Sega molto famoso e popolare, se non lo conoscete andatevelo a guardare da qualche parte, anzi vi farò forse vedere qualche immagine io. Comunque era un gioco di corse con una Ferrari Testarossa dove si guidava questa Ferrari Testarossa, cioè in realtà non era una vera Ferrari, cioè era disegnata come una Ferrari Testarossa, però era logicamente una Ferrari Testarossa. E, un gioco fantastico, mi ricordo che mio padre me lo regalò e potevo giocarci io solo nel PC, nel computer di mio padre che aveva all'epoca. Quindi oggi non recensirò la versione di Outrun che tutti voi conoscete, ma recensirò la mia versione di Outrun, cioè quella a cui giocavo io, cioè la versione appunto DOS, e non solo una versione DOS qualsiasi, ma quella a cui giocavo io, quella che girava sul computer di mio padre, perché il computer di mio padre, se voi non lo sapete, ma il computer di mio padre aveva uno schermo che gestiva esclusivamente la grafica CGA o CGA, insomma. Per chi non lo sapesse, insomma, la grafica CGA è un tipo di grafica che ha solo 4 colori, cioè è uno schermo che praticamente gestisce solo 4 colori. Ci sono varie palette, ma quella che saltava sempre fuori con i giochi è sta cazzo di palette che aveva questi 4 colori, che erano il nero, il bianco e quel cavolo di colori di magenta e turchino che io odiavo. Infatti io odiavo, anche perché un altro gioco che giocavo assieme anche a mio cugino, quindi giocavamo in due, era Double Dragon 2, e in Double Dragon 2 i due personaggini avevano lo stesso colore perché erano tutti e due magenta e quindi non si capiva un cazzo, doveva dire guarda tu stai di sopra e sto di sotto così non ci picchiamo. E vabbè, chiusa parentesi, comunque era la versione appunto di Outrun, questa versione CGA che voglio parlare, e era fantastico perché, come vi dicevo, Outrun è un gioco dove si guidava la Ferrari, era bellissimo proprio perché per il tipo di sensazione che ti dava, perché tu partivi per questa corsa folle, per queste strade americane, partivi da questa spiaggia con questo mare, questi bei colori e niente, andavi via con questa Ferrari scappottata, di fianco avevi una bellissima bionda, bellissima, erano 2 pixel, quindi non so se era molto bella, però insomma avevi questa bionda, quindi un gioco anche molto maschilista da quel punto di vista, ed era bellissimo, c'era anche
una inquadratura che mi piaceva tantissimo. Prima di iniziare la partita si vedeva questa inquadratura di questa mano guantata che sul cruscotto della Ferrari cambiava le stazioni radio, e quindi e tu lì potevi decidere quale colonna sonora scegliere per il gioco. E una di quelle era appunto quello che stavo cantando prima in intro della recensione, e c'erano queste due colonne sonore molto belle, molto rilassanti, che erano una Passing Breeze, l'altra Splash Wave, se non ricordo male. Fantastico. E infatti oggi molti di quelli che giocavano Outrun, se voi chiedete di giocare Outrun, dice: ma voi che colori, che cosa vi suscita Outrun? Che colori vi ricorda Outrun? Ricorda sicuramente l'azzurro del cielo e il rosso della Ferrari, perché tu vedevi questo cielo con le palme e la Ferrari che andava rossa. E invece per me Outrun era il turchino del cielo e la magenta della Ferrari, quindi una cosa disgustosa. Vabbè, ma comunque si tratta appunto di, cominciamo, un gioco di guida molto difficile e molto particolare, perché non era a tracciati, ma praticamente era una sorta di endurance, cioè il giocatore doveva durare il più possibile, cioè andare avanti per questo percorso il più possibile senza far esaurire il tempo. Quando il tempo si esauriva, basta, avevi finito la partita, dovevi iniziare da capo. E era un gioco molto difficile, perché io mi ricordo che io da piccolo incapace non riuscivo ad arrivare oltre la seconda sezione, il secondo segmento. Sì, perché il gioco era diviso in segmenti, tu praticamente partivi da questa spiaggia bellissima con Splash Wave in sottofondo, tutto bello rilassato, e poi arrivavi a un bivio. Praticamente tutti i segmenti di questo percorso finiscono con un bivio, e quindi tu ogni volta potevi costruirti un percorso particolare, tutto tuo. Quindi ogni giocatore doveva provare, rigiocare il gioco tutte le volte da capo, per provare a riprovare il percorso a lui più congeniale, cioè trovare il percorso magari quello più facile o quello più veloce, in modo da appunto riuscire a finirlo con un punteggio maggiore. E questa è una filosofia che a me piace tantissimo, la filosofia dei vecchi giochi arcade, cioè quella di affinare, di giocare, rigiocare sempre le stesse parti per affinare e perfezionare di più le proprie abilità, il proprio punteggio. E niente, no, adesso io in questa recensione volevo appunto rievocare appunto queste vecchie sensazioni molto nostalgiche, un po' per questo genere di giochi, cioè questo genere di giochi arcade che oggi si è un po' perso, anzi in realtà rivive un po' in alcuni giochi live arcade e indie indipendenti, ma forse si è un po' perso nei giochi mainstream, questa filosofia si è un po' persa, cioè c'è in pochi giochi. E un po' è anche soprattutto dal punto di vista visivo, appunto, delle immagini, della musica, dei suoni che questo gioco poteva suscitare. Taglio di montaggio, ho dovuto interrompere il video per affari miei, non perché non avessi niente da dire, ma per affari miei, e riprendiamo a parlare di Outrun. Stavo dicendo, la filosofia di Outrun era una filosofia logicamente gym, logicamente arcade, perché era gli anni appunto dell'arcade, è un gioco arcade, un gioco uscito nelle sale giochi. E poi cioè questa filosofia appunto della partita perfetta era tipica appunto degli anni 80, degli anni 90, dei giochi da sala giochi. La ritroviamo volendo anche nel seguito del 2006, esiste Outrun 2, lo sapete ormai, penso che i giocatori anche quelli più giovani magari abbiano anche provato, visto Outrun 2, che riprende perfettamente la filosofia del vecchio Outrun, con una grafica abbastanza bella, soprattutto per l'epoca, per il 2006, e riprende perfettamente, pedissequamente il gioco vero e proprio, con la licenza Ferrari e tutto il resto. Quindi in un certo senso l'erede, il vero erede appunto di Outrun rimane appunto questo, l'Outrun 2 ovviamente. Questo discorso della filosofia comunque è un discorso che facciamo noi oggi, perché in effetti all'epoca io non avevo questa coscienza, no, del problema. Il videogioco era quello, non c'era il videogioco non arcade e il gioco invece arcade, cioè per me era quello lì, non c'era tanta distinzione, capito? Non avevo questa intelligenza, questo senno di poi con cui fare le distinzioni. All'epoca cosa rimaneva impresso al bambino di Outrun, a parte il fatto che era difficilissimo, che non riuscivo mai a finirlo, ma mi ha impresso appunto la grafica e la cura con cui erano fatti gli sprite. Allora, una cosa che molti ricordano, almeno la mia generazione che ricordava sempre quando giocavamo, era quando facevi gli incidenti, perché quando finivi fuori strada c'era questa bellissima animazione della Ferrari che si capottava, boom, faceva questo
questo cappotto, questo giro in aria, e c'erano i due personaggi che volavano fuori dalla strada, volavano fuori per strada e rimanevano per terra, e c'era quell'attimo dove i due frame, no, avevano questa animazione, i due personaggi, c'era la bionda che sgridava il pilota, ti sgridava la bionda, e questa era una cosa che io adoravo. Io andavo a sbattere quando ero piccolo, andavo a sbattere per forza per vedere questa animazione, perché mi piaceva troppo. Poi perdevo sempre. Forse anche per questo che non sono mai riuscito a finirlo, perché andavo a vedere solo le cose, le animazioni. E poi un'altra cosa che a me è piaciuto, che mi ricorda tantissimo, sono gli sprite delle altre macchine, che mi ricordo che non, se mi sembra che se settavi a una difficoltà più bassa le macchine non c'erano, se invece una, settavi una difficoltà più alta c'erano le macchine, e dovevi anche in certo senso svicolare tra le altre automobili, di cui c'era un maggiolone, c'erano dei camion, una cosa molto carina. E poi una cosa che mi è sempre fatto ridere è che sempre nel primo stage c'era sta, a un certo punto ai lati della strada iniziano a apparire sti diner. Il diner, se lo sapete, il diner è praticamente il ristorante, no, americano, no? Il ristorante americano, il fast food, insomma, quello che stanno ai lati delle strade. Il problema è che lì ce n'erano tipo centinaia uno dietro l'altro e tutti grandi così. Era praticamente grandi come una macchina il diner, quindi dicevo che cacchio di ristorante è. Io da piccolo, più che un ristorante, io pensavo fosse tipo dei baracchini della Piadina, perché io sono romagnolo, quindi quando ero piccolo avevo questa... Pensavo che al mare ci fossero sempre i baracchini, dovunque sia, anche in America, quindi pensavo fossero baracchini. E la cosa mi faceva, vista oggi, la cosa mi fa molto ridere. E mi faceva ridere anche all'epoca, perché pensare che andavi via con la Ferrari e c'erano sti baracchini che ti passavano di dai lati, insomma, mi faceva molto ridere. Ma tutto sommato, allora, cosa diciamo di Outrun? Ho fatto questa recensione molto pasticciata, senza un ordine ben preciso, però la cosa che ci piace di Outrun è appunto la sua filosofia, almeno quella che mi piace oggi come oggi, quello che mi piace di Outrun è la sua filosofia arcade, cioè il suo fatto di metterti davanti a una sfida, cioè quella di fare il punteggio più alto e di migliorarlo trovando il tuo percorso preferito. Con l'effetto nostalgia invece la cosa che mi piace più era appunto l'impatto grande, la parte della grafica e soprattutto il parte del sonoro. Io adoravo la colonna sonora di Outrun, e mi ricordo che da piccolo facevo anche questa cosa, che facevo parte del gioco, mettevo la inquadratura, quella del guanto, della mano guantata che cambia le stazioni, e rimanevo lì ad ascoltare la musica, così, con le onde del mare. E poi arrivava Echo the Dolphin, cioè nel senso che... Poi dopo giocavo Echo the Dolphin. No, in realtà non c'entra niente, non giocavo Echo the Dolphin, però perché ci ho giocato molti più anni più tardi, però era per far tornare il delfino qui sulla mia spalla. Benissimo, popolo di Logicamente Gimo, di quel cavolo che siete, non lo so, non ho idea, penso comunque che siete popolo di YouTube, quindi vi dico popolo di YouTube. Io ti ringrazio Logicamente Gimo per avermi dato questa fantastica possibilità di partecipare al suo contest di 1000 non so che cosa. E spero, se non di vincere, almeno di essere citato, se non di essere citato, almeno di vincere. Benissimo. Ci vediamo la prossima volta. State aspettando qualcosa? Un finale? Qualcosa? No, vi devo confessare una cosa. Io sono pessimo nel fare i finali. Io non sono mai riuscito a fare i finali di niente, né di temi, né delle mie recensioni, né di nulla. Tutto l'altro che scrivo qualcosa, il finale non riesco a fare. Quindi basta, finisce così. No, davvero, finisce così. Finisce così. Dillo tu, finisce così. Vabbè, facciamo una cosa. Il frame finale lo facciamo fare a Echo the Dolphin. Grazie per averci ascoltato e alla prossima volta giocate ad Outrun. Ciao!